Beppe Severgnini, allora alla fine i sindacati sui licenziamenti scendono in piazza contro Draghi, che comunque si dice pronto a un nuovo confronto. È possibile ancora la mediazione per un uomo come Draghi, che si sta rivelando essere un grandissimo mediatore anche con i partiti politici italiani? E che cosa vogliono alla fine i sindacati? Beh, io mi auguro che una mediazione certo sia ancora possibile, ci mancherebbe altro. Lo scopo è proteggere i lavoratori in un periodo complicatissimo, lo so. Io suggerirei, non sono un sindacalista, di non trasformare il blocco dei licenziamenti in un totem. Lo scopo è proteggere i lavoratori, se si può fare in un modo diverso. Il blocco dei licenziamenti, giusto, è utilissimo, è durato a lungo. Questa cosa è importante da sottolineare, e credo che è quello che Draghi sta provando a dire, evidentemente non con completo successo. Cioè non esiste, solo in Unione Sovietica c'era un sistema in cui le aziende avevano un certo numero di dipendenti, indipendentemente dall'economia, indipendentemente da tutto, quello rimaneva. Non funziona così. Però ripeto, guai, dobbiamo proteggere i lavoratori. Ricordo anche ai sindacati, ma lo sanno, che i lavoratori dipendenti in questi ultimi 15 drammatici mesi sono stati fra tutti i più protetti, e io sono fra i dipendenti, quindi lo so bene anch'io. Ci sono state categorie, le abbiamo parlato tante volte, i convegni, lo spettacolo, il teatro, la ristorazione, che hanno, è stato veramente drammatico per loro, che non vuol dire che adesso bisogna mollarli, però non bisogna neanche diventare ossessivi. Un'ultima cosa, mi ha colpito quando Landini, che trovo un uomo intelligente, mi sta pure simpatico, parlando di Alitalia, diceva 11.000 persone, si parla di grandi riduzioni, no, vogliamo mantenere tutti i posti di lavoro. E allora, con tutto l'affetto per l'Italia, la nostra compagnia di bandiera, ma non è possibile che tutte le aziende del mondo, anche le compagnie aeree, devono cambiare, sostituire, e all'Italia il punto di partenza è che non si può rinunciare a un posto di lavoro, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Ripeto, mi dispiace, mi sembra che in qualche modo Landini reciti una cosa, reciti, faccia il ruolo che ci si aspetta da un sindacalista, però adesso bisogna essere tutti più coraggiosi e anche più fantasiosi.